Monster 797 ritorna all'essenza e rappresenta la porta d'accesso al mondo naked Ducati. Lei che questo segmento l'ha inventato ben 24 anni fa. Costruito in un sol pezzo, il telaio a traliccio si allunga dal canotto di sterzo alla coda ed è sovrastato dallo scultoreo serbatoio in acciaio, fissato tramite il classico gancio stile scarpone da sci. Snello e tornito il codino, tutto nuovo, immancabile il faro tondo, con luce di posizione a LED. La 797 è una Monster in tutto e per tutto, dubbi zero. A strizzare l'occhio al passato è anche il forcellone bibraccio fuso in alluminio, un richiamo alla Monster 696 del 2008. Gestito da un monosax collegato direttamente al forcellone, è regolabile in estensione e precarico. Davanti c'è invece una forcella Kayaba a steli rovesciati da 43 mm di diametro, la stessa della Monster 821, ma con una taratura rivista. Il cuore è il classico Desmo 2 raffreddato ad aria, già in regola con l'Euro 4 esprime 75 cavalli e 68,9 Nm a 5750 giri. Il bicilindrico non gradisce molto scendere sotto i 2000 giri e soprattutto nelle marce basse dovrete fare i conti con un certo effetto on-off, che arriva non solo dalla risposta del gas a cavo e dal carattere del Desmo 2, ma anche da un certo gioco del reparto trasmissione. Il cuoricino Ducati dà tutto dai 3.000 ai circa 6.500 giri e fa strada. Ma l'allungo non è il suo forte, meglio tenerlo in mezzo usando molto il cambio. Il che non rappresenta un problema, visto che le marce entrano sempre senza difficoltà. Meno bene il capitolo vibrazioni, ce ne sono un bel po', soprattutto sulle pedane intorno ai 6.000 giri. È rotonda la 797, non spigola in ingresso curva, dà sempre fiducia ed è pure agile nei veloci cambi di direzione. Guidandola in modo brillante, senza esagerare, dà proprio il meglio di sé. Se invece si comincia ad aggredire le curve, si vorrebbe una forcella con una taratura più sostenuta nella prima parte di escursione, mentre il mono diventa improvvisamente troppo secco. Ma si tratta di discorsi da impallinati, in fin dei conti lei diverte senza impegnare. Bene così, in ottica neopatentato, c'è pure una versione depotenziata, il freno davanti è fin troppo. Il doppio disco con pinza radiale Brembo offre decelerazioni quasi da corsa, ma la prontezza della leva è un filo eccessiva per il tipo di moto. Nonostante qualche difettuccio, devo essere sincero, durante il test mi sono proprio goduto la Monster 797. Che dimostra di essere un'interessante nave scuola, oltre che una entry level di lusso, anche con soli 75 cavalli, e anche se là fuori è davvero pieno di contendenti. Monster 797 rossa parte da una base di 8.950 euro, se la volete bianca o nera occorre spendere 100 euro in più, 400 euro in più invece per la versione Plus, con cupolino e coprisella.